40ª edizione che a breve partirà qui a Spoltore, la prima che vede Chiara Trulli come sindaco della città di Spoltore, un'emozione anche per lei. Certamente, è un grandissimo onore per me essere poi il sindaco di un compleanno molto importante, il 40esimo compleanno. Sarà un'edizione che abbiamo voluto caratterizzarsi proprio per la magia, sarà un ritorno anche alla città palcoscenico e ai fasti del grande teatro dello Spoltore Ensemble, quindi veramente un'operazione di rilancio per tornare a creare attorno allo Spoltore Ensemble quel panorama di suggestioni che ha sempre connotato questa manifestazione proprio sulla scena nazionale. Spoltore Ensemble dovrà continuare a crescere e quindi questo di quest'anno sarà un punto di ripartenza molto forte. Come assessore anche al turismo, alla cultura, che come vede questa ripartenza anche per il comune di Spoltore? Ma stiamo ripartendo davvero alla grande, molti cittadini e molte persone che non sono di Spoltore vengono, soprattutto nel nostro centro storico, cominciano ad apprezzare ancora di più la libertà e camminare per le strade del nostro centro medievale dove non c'è traffico è sicuramente avvincente. Città palcoscenico sarà questo, quindi sì, è una ripartenza che ci infonde tanto, tanto ottimismo e speranza. Sarà una grande serata che segna soprattutto una collaborazione molto importante che è quella con il Tenco Ascolta. Quindi noi collaboriamo con il Premio Tenco a realizzare, insomma, questa manifestazione che punta a scoprire giovani talenti. Segnalo poi lo spettacolo con Remo Rapino, che è una chicca, diciamo, che presentiamo di un autore così importante per il nostro territorio, e segnalo infine la presenza di una grande proposta di gratuità fortemente voluta dall'amministrazione comunale, cioè la manifestazione così tradizionale per il nostro festival, che è Città Palcoscenico, verrà presentata in 4 giorni e sarà totalmente gratuita e vedrà sulle strade del borgo, del centro storico, diverse animazioni, dai trampolieri ai maghi, quindi, diciamo, spettacoli per tutti e per le famiglie totalmente gratuite.